Il professor Raffaele Santini, scrittore, ha presentato il suo nuovo libro Feste e tradizioni nella cultura popolare abruzzese. Ars Grafica Vivarelli Edizioni. Amici, conoscenti e estimatori hanno affollato la sala San Pampilo del centro pastorale diocesano a Sulmona. Numerosi relatori, tra cui Monsignor Michele Fusco, nuovo vescovo della diocesi. Presente l'autore, ha coordinato i lavori il giornalista Giovanni Ruscitti. È una ricerca antropologica che mi ha impegnato per vari anni e soprattutto riguarda la nostra diocesi e i paesi limitrofi alla nostra diocesi, e mi sono posto il problema di mettere in risalto tutto questo patrimonio culturale, antropologico, che molte volte noi osserviamo da lontano senza entrare nel merito, per proporla alle nuove generazioni così si rendano conto qual è stato l'iter culturale della nostra gente. L'opera è ponderosa ma di agevole lettura, perché ogni evento è raccontato in maniera autonoma, non legato ad altri eventi, per cui il lettore può approfondire la sua conoscenza di quella manifestazione che interessa. La rigorosa ricerca effettuata da Santini alla luce di documenti, fatti storici ed altro costituisce garanzia di attendibilità. Le leggende, le superstizioni, le usanze tradizionali si sviluppano in un ampio rapporto uomo, ambiente, animali, divinità. L'autore pone bene in evidenza come tutte le manifestazioni e riti hanno una matrice comune, il carattere popolare, perché vissute dal popolo come protagonista. Feste popolari, tradizioni popolari, perché soprattutto tante persone hanno scritto, non sono diciamo il primo che scrive su questa materia, ma io ho visto diciamo il problema dalla parte del popolo, perché il popolo usa determinate cose. Il nostro buon Di Nola diceva: non esiste festa religiosa se non c'è la porchetta, se non c'è la bancarella. E allora molte volte la Chiesa, che non ha voluto riconoscere certi aspetti che possono sembrare pagani, ha dovuto, o torto collo, accettarli, perché altrimenti avrebbe perso quella fetta di fedeli che altrimenti sarebbero andati a seguire le manifestazioni diciamo popolari antiche. Diciamo alla base di ogni manifestazione religiosa c'è un substrato pagano.